They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Apri cancello. Ti si inserisce allarme. Scena relax. A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong, 'cause now it's hey mambo, mambo Italiano, hey hey mambo, mambo Italiano, go go go. You mixed up a Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with the hey mambo. You don't wanna tarantella, hey hey mambo, no more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiano, hey, no kiss a digi, you get happy in the pizza when you mambo Italiano. Appuntamento con A Gioco Fermo di martedì 1 dicembre, si chiude un mese, quello di novembre, un mese brutto per tutto ciò che è successo, parliamo sportivamente parlando, e cominciamo un altro con la speranza che possa essere più prodigo di punti per la nostra formazione, che al momento continua a non trovare la luce in fondo a questo tunnel, ma ci auguriamo che presto possa capitare l'episodio positivo che possa cambiare la stagione dei nostri ragazzi. Intanto con A Gioco Fermo andiamo a presentare oggi, come sempre, uno dei protagonisti di questa stagione. Oggi presentiamo un protagonista giovane, uno dei calciatori che per impegno, per età, ma per quanto fa in campo, è tra i più apprezzati dalla critica, dai tifosi ma anche dagli addetti ai lavori. E parliamo di Marco Cucurullo, centrocampista con referenze ottime, è arrivato a Cava dei Tirreni, scuola Benevento, arriva dall'esperienza di Taranto. Intanto ben ritrovato Marco. Salve, ciao. Sì. Purtroppo la situazione non è facile, stiamo affrontando un periodo difficile, spero per tutta la squadra, per noi, per anche per l'umore, di rialzarci presto. Varie occasioni, opportunità sono state sfruttate male, cerchiamo di riprenderci e io spero sempre il meglio per la squadra, perché siamo un grande gruppo, lo noto, cioè si vede e si nota anche durante la settimana per tutti gli allenamenti, per come ci alleniamo e quanto diamo in ogni allenamento. Purtroppo, ripeto, quest'anno non voglio parlare di sfortuna perché è brutto parlare di sfortuna, però ci sta girando male. Marco, tu sei un centrocampista che per caratteristiche piace, come tutti i centrocampisti che sono di grande quantità, di grande corsa, di grande generosità, sei sicuramente uno di quelli che in una squadra non devono mancare, e in effetti i numeri, le presenze, i minuti giocati lo confermano. Sì, ma non è solo merito mio, è anche merito di tutta la squadra, cioè io metto sempre a disposizione le mie caratteristiche per la squadra, per la rosa, per tutti.
devo ringraziare anche i mister che mi stanno dando questa opportunità. Io cerco di dare sempre il meglio di me, ma come tutti, come facciamo tutti. Io parlo sempre in generale perché siamo una grande famiglia, ripeto, e sono contento di farne parte. Raccontiamo un po' la storia di Marco, come nasce calciatore, intanto qual è il percorso che ha fatto, era il calciatore quello che volevi fare da piccolo, cioè sognavi sempre di calcare un manto erboso e magari di arrivare ai livelli più alti? Sì, sin da piccolo, sin da quando ero bambino, ma si sa, è il sogno di tutti i bimbi arrivare qui a questi livelli. Ho cominciato sin da piccolo perché poi mio padre è una passione che hanno tutti in famiglia, cioè in mia famiglia tutti capiscono bene di calcio, specialmente mio fratello. Spero di, ripeto, è un sogno che ho da bambino, spero di continuare così, di andare avanti e di arrivare il più alto possibile. Quindi qual è stato il tuo percorso? Dove hai cominciato? Qual è stato il primo luogo dove hai cominciato a tirare calci? Vabbè, il primo luogo dove abito io a Vigaquenze. Vigaquenze è stata la mia scuola calcio che ho fatto, che ho frequentato, poi pian piano, grazie a un mister, sono andato a Gragnano e da lì è cominciata tutto. Primavera a Benevento, sono stato 2 anni lì, poi ho fatto 1 anno in prima squadra a Benevento e poi da Benevento sono passato qui in prestito con grande orgoglio. Ovviamente ciò che dispiace di più di quest'anno è anche non poter avere il pubblico. Tu mi dicesti in estate, durante il ritiro, non vedo l'ora di poter giocare a Simonetta Lamberti con il pubblico di Simonetta Lamberti, che è un pubblico che è l'anima in più. Purtroppo sì, purtroppo è così. Questo virus purtroppo sta condannando tutti. Dispiace tanto perché, come ti ho detto a te in estate, Nunzio, vedere Simonetta Lamberti pieno, l'ho guardato purtroppo soltanto dai video, queste cose qui, è strepitoso. Spero che più là questo virus passi e ci faccia vivere questi momenti indimenticabili. Allora, guardiamoci un attimo, caro Vittorio, lo dico al mio cameraman, i risultati e la classifica, così cristallizziamo il momento e commentiamo nella parte finale con Marco Cucurullo sia questo momento che si sta vivendo, ma soprattutto guarderemo al futuro, al prossimo impegno degli Aquilotti. Questi i risultati della 13ª giornata. Ad Avellino, Catania batte Avellino 2-1, Bari 1, Catanzaro 0, Bisceglie Potenza 1-1, Cavese 0, Casertana 1, Juve Stabia Paganese 1-1, Palermo batte Monopoli 3-0, Virtus Francavilla Teramo 1-1, a Vibo Valentia Ternana 3, Vibonese 2, a Viterbo Foggia 1, Viterbese 0. Per una classifica che vede la Ternana al comando con 33 punti, Bari 26, Teramo 24, Turris 20, Catanzaro 19, Juve Stabia e Foggia 18, Catania 16, a 15 sono Avellino e Palermo, 13 punti per Monopoli e Vibonese, 12 per la Paganese, 11 per il Francavilla, 10 Bisceglie e Potenza, 9 la Casertana, 7 la Viterbese, 5 la Cavese, ricordandoci che questa classifica ovviamente deve tener conto anche delle diverse partite giocate, ancora un andamento, un calendario non omologato, ci sono squadre che hanno giocato tutte le partite, altre invece che devono recuperarne alcune. Marco, in chiusura non possiamo non valutare questi risultati, si arriva dalla sconfitta con la Casertana, mezzo tiro in porta la Casertana su un calcio d'angolo, ha trovato il gol e la vittoria, alla vigilia di una prossima partita, quella col Catania, difficile, ma dalla quale la Cavese deve cercare di trovare i punti preziosi. Sì, hai ragione tu, Nunzio, io penso che la partita di domenica ha fatto una grande partita, la Casertana ha avuto questa occasione sul calcio d'angolo e non è facile andare avanti, perché trovandoci in questa situazione stiamo trovando tutto contro, spero che contro il Catania domenica faremo una grande prestazione, perché dobbiamo rialzarci. Il gruppo c'è, noi siamo una grande famiglia, ripeto, e dobbiamo rialzarci assolutamente. Sempre a testa alta e dobbiamo cercare di portare più punti possibili a casa. Grazie Marco, ovviamente in bocca al lupo. Noi ci fermiamo qui con A Gioco Fermo, l'appuntamento invece lo rimandiamo a sabato prossimo, vigilia della partita con il Catania per casa Aquilotti, e ci auguriamo che a quel punto possa essere una vigilia migliore e soprattutto che da Catania si possa tornare con punti pesanti per la classifica. Per il momento è tutto, buon proseguimento.